Buongiorno a tutti, ben arrivati al gruppo podcast. Anche aspettiamo qualche secondo prima di cominciare. Ci troviamo al capitolo 5 del Vangelo secondo lo Spiritismo, alla pagina 64, che è la casa del Nazareno. Mentre per chi ha un capitolo male, è il capitolo 5, Beati gli afflitti. Attendiamo un momento prima di poter cominciare. Scusate, ma ho il raffreddore questa mattina. Ciao capo! Ciao Leila. Ho il raffreddore anche questa mattina. Sarà la 15ª volta che lo prendo quest'anno. Ok, aspettiamo un minutino. Poi ci vediamo dopo noi. Un altro minutino e poi partiamo. Ciao Gina, buongiorno, siamo mattinieri, come sempre. Giro sempre la freddura io, non ho il coronavirus, eh. Ok, tanto sappiamo che sono pochi la domenica mattina, guardano tanti il programma in differita. Allora, vorrei spendere innanzitutto due parole per il coronavirus che è qui in Veneto e sta un po' seminando un po' quello che è il panico un po' tutta Italia. Però c'è un piccolo rapporto da fare, no? Che ho visto dei gruppi veramente che hanno pubblicato cose veramente inverosimili e sono uscito perché non ce la facevo più. Poi anche risposte assurde. Certo, è un problema che non va preso sottopiede, è un problema da considerare. Però quello che voglio dirvi è che secondo la Repubblica, nel rapporto del 2019, i casi di morti di fame nel mondo sono 113 milioni. I morti per il coronavirus sono 2200. Allora, siccome che il coronavirus è una cosa che si pensava che non arrivasse, ed è un problema che è qui alle porte di casa, ci prende di più. Morto nel mondo, fame 113 milioni, ma sì, non ci si fa caso. E questa è una peculiarità, no? Dire c'è la fame nel mondo, sì, ok, si sa, è un problema che non ci tocca fino in fondo. 113 milioni di morti all'anno di fame rispetto a 2360 morti dalla ADN Cronos in Cina fa un po' riflettere, no? 113 milioni contro 2000. Come poi la cosa strana è che questi particolari messaggi di panico arrivano secondo supposte, proprio supposite, supposte comunicazioni medianiche dall'aldilà che dicono che è il diavolo, è il demonio, è l'epurazione, però avvengono in gruppi in cui vita oltre la vita. La vita continua e tutte queste cose qua, no? Che si tratta tematica dell'aldilà e la gente quando è ora di morire si caga sotto. Allora è un controsenso tutto quello che si studia e che si prepara. Basta che arrivi un profeta finto che dica che ho ricevuto questo messaggio che è il demonio che manda questa, l'anticristo, le varie, ed entra il panico, quando la vera problematica sono i 113 milioni di morti all'anno in silenzio, che 2300 morti, no? Secondo il paragone. Quindi questa è la mia piccola perla. Ciao Antonia, ciao cara, è una piccola perla di riflessione che voglio farvi leggere, che voglio farvi riflettere, no? Questa mattina voglio cominciare ad andare avanti per ordine e leggervi il capitolo 5. Come sapete, viene letto per il podcast, per le persone che non possono vedere l'immagine, possono solo sentire. Quindi non ho creato il PowerPoint affinché ci si possa vedere. Voglio leggervi il capitolo 5, Beati gli afflitti. C'è dare una comprensione da fare sulle afflizioni che comprendono la nostra vita. È un libro particolare che mi ha consigliato Leila da leggere, che mi ha mandato in tilt perché sono stato sveglio fino a tardi a leggere e stamattina sarei stato a letto per lei perché ero distrutto e voglio continuare. Si chiama Rinuncia, è un libro bellissimo che mi ha consigliato
E c'è, fra tutto quello che ho letto, una frase particolare che mi ha colpito, sono i rimorsi che ci portiamo dietro, che ci trasciniamo nell'aldilà delle cose che non vengono fatte, delle cose che non vengono dette, delle cose sbagliate. I rimorsi sono proprio le cose, le tenaglie che ci tengono aggrappati alle disperazioni, agli errori. E questo comporta anche un confronto di un messaggio, di una metafonia che ho ricevuto anch'io, che le nostre prigionie sono i rimorsi. E siamo prigionieri dei nostri rimorsi, delle cose che non facciamo per paura di dire cose. Siamo convinti di essere eterni, quindi questo ci impedisce di andare avanti. Il Vangelo secondo lo Spiritismo è un manuale, se vogliamo così chiamarlo, dove ci insegna un po' ad affrontare nella quotidianità le varie problematiche che arrivano con più serenità, con più circospezione, con più razionalità. Partiamo con una piccola preghierina, ricordando e chiedendo ai nostri mentori spirituali di assisterci in questo momento difficile per tutti noi, un momento difficile che non è dato dalla malattia. Ogni giorno è un po' un momento difficile. Nasciamo e moriamo un po' ogni giorno si muore un po' e il nostro corpo si consuma ogni giorno. E chiediamo aiuto ai nostri mentori spirituali di assisterci in questo percorso, in questo cammino difficile, di assisterci nella comprensione di quello che andremo a leggere, a comprendere. Chiediamo aiuto ai nostri mentori spirituali di farci comprendere meglio le cose che ci accadono e di vederle sotto un'altra prospettiva e di ricordare le persone che in questo momento sono prese dal panico, chiuse nelle loro case, terrorizzate, sotto un'immensa cute di negatività e di paura. E la paura sappiamo è il male peggiore. Paura e ignoranza sono i mali peggiori di questo mondo. E sperando che questo possa essere un balsamo le nostre preghiere che possono giungere fino a loro. Grazie. Allora, questa mattina leggeremo un capitolo, Beati gli afflitti, capitolo 5, okay, pagina 64, chi ha l'edizione in casa da Nazareno, però se no è il capitolo 5. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati, beati perseguitati per motivo di giustizia perché di loro è il regno dei cieli. Vediamo un po' che cosa ci spiegano un po' gli spiriti, no? La giustizia delle afflizioni. Afflizioni è una parola che ci fa un po' paura, no? Diciamo, possiamo chiamare anche la giustizia delle sfighe o delle disgrazie. La ricompensa che Gesù promette agli afflitti della terra si può ottenere solo nella vita futura. Senza la certezza del futuro, queste massime sarebbero un non senso. Che cosa significa questo? Se la mia vita avesse inizio e fine con questa, non avrebbe senso il futuro, quindi non avrebbe neanche senso la massima che ha detto Gesù. Anche con questa certezza si comprende con difficoltà l'utilità di soffrire per essere felici, no? Ma perché devo soffrire per essere felice? E dicono per avere maggiori meriti. Ma allora ci si domanda, perché alcuni soffrono più di altri? Perché alcuni nascono in miseria e altri nella ricchezza senza aver fatto niente? Che giustifichi questa situazione? Perché non riescono mai a ottenere successo mentre altri tutto sembra sorridere? Ma ciò che si comprende ancor meno è vedere il bene e il male tanto ingiustamente divisi tra vizi e virtù. La fede nell'avvenire può avvenire. La fede nell'avvenire, scusate, può consolare e rendere pazienti, ma non si spiega il perché di queste incongruenze che sembrano smentire la giustizia divina. Quante volte diciamo, ma perché quelli sono ricchi? Ma perché a me va tutto male? Ma perché loro sono nati qualsiasi cosa e non hanno problemi se comprano una macchina a 10.000 euro? Io non ho soldi per arrivare a fine mese. Ma perché quella famiglia che sta bene ha il cancro, io che sono povero sono nella salute? Okay? Tutte queste domande che hanno delle difficoltà a trovare una risposta. E anche questo problema causa anche delle incongruenze anche nella fede che uno deve avere, no? Dice, ma dov'è la giustizia divina? Ma dov'è Dio in questo momento? Dov'è? Okay? Quindi riteniamo dare la responsabilità sempre a qualcun altro. Dio è responsabile della mia ricchezza, Dio è responsabile della mia povertà, Dio è responsabile se quello sta bene, Dio è responsabile se quello sta male.
Quindi non tendiamo proprio nel nostro modo a esiliare la responsabilità nostra a un essere superiore, a cercare un capro espiatorio delle nostre sofferenze e del nostro modo di comportarci. Le vicissitudini della vita sono di due generi, o se si vuole, hanno due origini ben differenti, che è importante distinguere le una dalle altre. Risalendo alle fonti dei materiali dei mari terreni, si riconosce che molto sono di conseguenza naturale del carattere e della condotta di coloro che li patiscono. Questi uomini cadono a causa dei loro stessi errori. Quindi, cosa è importante? Comprendere essere umano in un filo temporale, okay? Non nella esistenza terrena di adesso, nella temporaneità, nell'eternità, dal momento della creazione all'eternità. Quindi, ha un percorso che sviluppa lo spirito, quindi l'ignorante. Quindi poi una serie di scuole che vengono ripetute. Salto un po' avanti e indietro nel capitolo 5 perché voglio leggervi la parte finale che è quella che mi interessa di più. Per esempio, quanti si sono rovinati per mancanza di ordine, di perseveranza e di cattiva condotta o per non aver limitato i loro desideri? Quindi uno che è ricco può avere, è una prova alla fine della ricchezza, a seconda di come tu investi i tuoi soldi. Quante sono le unioni infelici, frutto di calcolo o di vanità, dove non c'entra il cuore per niente? Quante persone stanno insieme? Quante persone stanno insieme? Scusate che sottolineo questa parola. Quante persone stanno insieme senza amore, ma solo per comodità? Io ne ho conosciute tantissime, che stanno insieme solo per comodità economica, per una posizione sociale, dove il cuore, l'amore non c'entra, non c'entra niente. Quanti dissensi, contratti funesti si sarebbero potuti evitare con un poco più di moderazione, di razionalità, di dire ok, non ci amiamo, non stiamo insieme. E invece l'interesse economico e materiale supera questa problematica. Quante malattie e infermità, malattie, scusate, infermità, sono la conseguenza dell'intemperanza di eccessi di tutti i generi. Io che sono ciccione, se mi viene una malattia cardiocircolatoria, è una responsabilità mia perché mangio e bevo come un suino e spero di farvi sorridere, un suino dal nord, ok? Quanti genitori infelici a causa dei figli perché non ne hanno combattuto le cattive inclinazioni sin dall'inizio? Anche proviamo a pensare adesso, ai bambini di adesso viene concesso tutto. Quante vignette si vedono dove il professore di scuola viene rimproverato dai genitori perché mette una nota al figlio? A me è successo come docente di dover giustificare una nota ai genitori perché il loro figlio era ritenuto perfetto o bravo. Quindi c'è anche un cambio di pensiero. Provate a immaginare, quindi questo libro scritto nel 1850, scritto dagli spiriti, però con le massime del Vangelo, come rispecchia e si adatta attualmente ai giorni nostri. Per pigrizia o per indifferenza hanno lasciato sviluppare loro il germe dell'orgoglio, dell'egoismo, senza rimproverare il bambino quando sbaglia. La scuola, la famiglia è la prima scuola. E vediamo adesso come sono i ragazzi che stanno nascendo oggi senza disciplina, perché è una responsabilità difficile che viene data, no? Tutti quelli che sono stati colpiti nel profondo dalle sfortune e dalle disillusioni della vita si devono interrogare obiettivamente la loro coscienza. Risalgano via via fino all'origine dei mali che li affliggono e vedranno che nella maggior parte dei casi non possono fare altro che dire a se stessi, se avessi fatto, se non avessi fatto tal cosa, non mi troverei in questa situazione. Con chi prendersela dunque per tutte queste afflizioni se non con se stessi? L'uomo perciò è quasi sempre l'artefice delle sue disgrazie, ma anziché riconoscerlo, trova più semplice e meno umiliante per la sua vanità accusare la sorte, la divina provvidenza, la sfortuna, la sua cattiva stella, mentre la sua cattiva stella sta nella sua negligenza. I mali di questa natura costituiscono certamente un notevole peso nelle vicissitudini della vita. L'uomo le eviterà quando si applicherà il suo miglioramento morale, così come a quello intellettuale. Che cosa significa questo? Che siamo noi responsabili dei nostri mali, delle nostre disgrazie, delle nostre sfortune. Perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate, oppure abbiamo fatto delle scelte senza avventate di corsa. Veloci, gli spiriti dicono, e anche le riflessioni di Allan Kardec dicono che perché dei figli nascono
sbagliati, con delle inclinazioni sbagliate, perché forse il genitore non ha agito nel modo corretto lasciando andare determinate situazioni, perché certe relazioni svaniscono, si sfumano nell'aria, perché non c'era un cuore, non c'era un amore, non c'era un vero interesse, se non che economico, dal punto di vista per stare insieme. Quindi certe sventure, certe afflizioni che ci colpiscono durante la nostra vita sono frutto dei nostri errori, non frutto di sono nato il 17 che porta sfiga, sono nato di venerdì 13, sono nato l'anno bisesto, anzi mi fa ridere anche a lavorare che si parlava dell'anno bisestile. E l'anno bisestile è un anno che è calcolato dalla nascita di Cristo, quindi è un calendario temporale che viene dato a noi, ok? Quindi che serve per calcolare il tempo, però i Maya, gli Aztechi, i Cinesi, gli Ebrei hanno altre forme di calendario calcolate da avvenimenti importanti. Quindi un anno bisesto non è perché c'è un giorno in più, è un anno che porta sfortuna. Se tutti ci concentriamo e pensiamo che quest'anno porta sfortuna, ecco che automaticamente realizzeremo che quest'anno porterà sfortuna e creeremo la sfortuna perché il nostro pensiero attirerà la sfortuna, perché sappiamo tutti che è un anno bisestile e daremo la colpa al coronavirus perché è l'anno bisestile che è nato male per tutti, ok? Quindi è questo che voglio farvi capire. Per esempio, anche una cosa molto importante è riflettere. Essere razionali. Sono stato rimproverato ieri anche in un gruppo perché ha detto che bisogna essere razionali con la malattia. Ma quale razionalità? È un virus mortale, tutte queste cose qua. Cioè, è un controsenso tante volte. Abbiamo paura di morire. Certo, tutti abbiamo paura di morire. Ma un giorno dovremmo morire, eh? Non è che siamo esseri mortali. Solo che quando la morte è negli altri stati, negli altri paesi, non ce ne frega un cazzo di niente. Mentre quando tocca, bussa alle porte di casa nostra, entra il panico assoluto. Vi ho fatto l'esempio all'inizio: 113 milioni di morti all'anno per fame. 113 milioni. Coronavirus 2200. A me preoccupa i 113 milioni di morti all'anno. E di chi è la colpa di quei 113 milioni di morti all'anno? Nessuno lo sa. E nessuno si preoccupa di questo perché è una cosa che non ci tocca, non viene a bussare alle porte di casa nostra. Coronavirus sta bussando alle porte di casa nostra, ecco che entriamo in panico e ce ne occupiamo. E c'è un vaccino importante. Forse tutto il mondo si mette all'opera di questo vaccino, in teoria, che dovrebbero creare. Però per la fame è un problema che non ci tocca. Nasce una nuova malattia che colpisce il Congo, l'Ebola, il Congo o il Burundi. Vabbè, finché è là, Burundi. Bene, comincia a bussare alle porte di casa nostra, ecco che entra il panico. E quindi anche questo deve farci riflettere, la razionalità, il modo di essere presenti. La causa anteriore delle nostre afflizioni sono anche, dobbiamo ragionare anche, scusate se mi soffio il naso, ma oggi è una giornata di sono veneto, ripeto, ma non ho il coronavirus, okay? Anche se abito vicino al paesino dove hanno fatto la quarantena. Però quello che vi voglio dire, la causa anteriore anche delle nostre afflizioni è la causa importante dell'oblio. Spesso ci domandiamo sempre perché quando ritorniamo in questa vita dimentichiamo le vite passate. Provate a immaginare come potremmo noi avanzare o perdonare il nostro fratello o il nostro amico o nostra moglie, il nostro marito, le persone che fanno parte della nostra vita sapendo che nella vita precedente noi abbiamo fatto del male o loro ci hanno fatto del male. Ecco che questa benedizione dell'oblio è importante. Come potrei io perdonare un fratello sapendo che nella vita passata mi ha ucciso? O se io ero donna mi ha stuprato e mi ha tagliato la gola? O ha fatto delle cose innominabili? Come potrei io allora perdonare e andare avanti? Essendo io, siamo tutti debitori verso i nostri fratelli. Quindi quando qualcuno ci fa del male o delle disgrazie, ci bussano alle nostre porte, non dobbiamo vederle come giustizia divina o come un castigo divino, ma come il debitore che regola i propri conti. E Gesù su questo, Dio è molto saggio su questo ed è importante regolare i nostri conti. Vi voglio leggere proprio questa parte sull'oblio
del passato? Perché molti si fanno questa domanda e altri si attanagliano per quale motivo non ci ricordiamo le vite passate. E qui c'è una bellissima risposta. E dice: è vana l'obiezione secondo cui l'oblio, la dimenticanza, è l'ostacolo per poter approfittare dell'esperienza delle esistenze precedenti. Se Dio ha ritenuto opportuno calare un velo sul nostro passato, vuol dire che ciò è utile. Dio non commette errori. Questa è la regola number one. Dio non commette errori. In effetti, questo ricordo avrebbe degli inconvenienti molto gravi. Potrebbe in certi casi stranamente umiliarci, oppure persino esaltare il nostro orgoglio. E perciò stesso essere di ostacolo del nostro libero arbitrio. Quindi qui lasciamo con il nostro libero arbitrio, con la capacità di scegliere. Però se nella nostra vita precedente scopriamo che eravamo dei nobili, potremmo essere altezzosi. Ah, io ero un nobile, io ero un nobile. Oppure ero un poveraccio morto di fame del Burundi e potrei sentirmi umile e potrei avere un eccesso di umiltà. Quindi ecco l'importanza di non sapere che cosa si era nel passato. In ogni caso potrebbe portare turbamenti nelle nostre relazioni sociali. Perché? Se io penso di essere un nobile, mi relazionerei agli altri in tono altezzoso, in tono anche farei pesare, dire: ah, io ero un nobile, datemi del voi, no? Oppure se ero un poveraccio potrei anche avere delle problematiche nelle relazioni sociali. Lo spirito spesso si rincarna nello stesso ambiente in cui già aveva vissuto e si trova in relazioni con le stesse persone al fine di riparare il male che aveva loro fatto. Quindi lo spirito si reincarna nel stesso ceppo familiare per recuperare degli errori. Per quale motivo nelle famiglie spesso si ripetono degli episodi del nonno, del bisnonno, dei parenti dei diavoli, perché è un continuo rincarnarsi nello stesso gruppo familiare, nello stesso ceppo familiare, per affinità di amicizia, o per regolare dei conti in famiglia, dei conti anche fra parenti e amici, anche vicini di casa, quindi è un regolare di conti. Se li riconoscesse in loro quello che ha odiato, il suo odio non si sveglierebbe e comunque si sentirebbe umiliato di fronte a coloro che avrebbe offeso. Dio ci ha dato per migliorarci esattamente ciò che è necessario e può esserci sufficiente, la voce della coscienza e le nostre tendenze istintive, e ci toglie ciò che può nuocerci. L'uomo porta con sé nascendo ciò che ha acquisito, nasce come si è fatto. Ogni esistenza è per lui un nuovo punto di partenza. Poco gli importa sapere ciò che è stato. Viene punito per il male che ha fatto, le sue attuali cattive tendenze indicano ciò che lui resta da correggere. È su questo che deve concentrare tutta la sua attenzione. Quindi i nostri difetti sono le nostre memorie della vita passata. Quello che a noi non piace è quello che dobbiamo correggere. Perché di ciò che ha già corretto non resta più traccia. Quindi dove siamo migliorati è quella parte che abbiamo smarrito. Il mio punto per esempio, negativo è l'impazienza. Per quanto sembri calmo e tranquillo, io sono un impaziente di quelli fetenti. Vorrei tutto e subito. Non so aspettare le cose. Quindi ecco che bisogna imparare a lavorare su se stessi, a imparare a lavorare su quello che è la comprensione di noi stessi e sui nostri difetti. Quindi imparare a conoscersi, imparare l'esame introspettivo. Cos'è che io odio di me stesso, del mio carattere? Quando io devo uscire con qualcuno, cos'è che espongo e cos'è che tengo nascosto? Cos'è che deve sopportare chi sta con me? L'ipocondria può essere un esempio, o l'irascibilità, scattare nelle risposte, presumere, l'ego, l'orgoglio. Questi sono i difetti con cui vengo in questo mondo, con cui io devo lavorare e devo correggere. Quindi Dio ci dà una traccia su cosa dover lavorare. Non so perdonare perché porto rancore. Ecco, questo è il punto di inizio di questo lavoro, per questa vita per cui siamo qui, imparare il perdono. Le buone risoluzioni che gli ha preso sono la voce della coscienza. D'altra parte, questo l'oblio ha luogo solamente durante la vita fisica, quindi quando noi siamo nella parte carnale esiste questa dimenticanza, questo velo di mistero che ci avvolge, no? Di quello che eravamo nelle vite passate. Quando torneremo nella vita spirituale, questa parte
svanisce e noi saremo coscienti e consapevoli di tutta l'immensità della nostra conoscenza, di tutte le nostre esperienze della nostra vita. Quindi ecco che è molto importante lavorare su questo. E i motivi di rassegnazione. Rassegnarsi è importante, ma rassegnarsi, come vi ho già detto e come spesso ripetiamo quasi tutti, è una parola bruttissima in italiano. Rassegnare è come dire basta, è finita, mi rassegno, è finita. E questo è motivo di disperazione. Rassegnarsi invece è la vera parola. L'etimologia di quella parola è rassegnarsi proprio nelle mani di Dio, cioè rassegnarsi in qualcosa di superiore che noi non possiamo controllare. E nel capitolo 13, nel paragrafo 13, c'è questa frase bellissima: l'uomo può addolcire o rendere più amare le sue prove a seconda del modo in cui affronta la vita terrena. Tanto più lunga considera la durata della sua sofferenza, tanto più soffre. Ora, colui che si pone dal punto di vista della vita spirituale abbraccia in un solo colpo d'occhio la vita fisica, la vede come un punto nell'infinito, ne comprende la brevità e dice a se stesso che un momento penoso passa ben rapidamente. La certezza di un prossimo futuro più felice lo sostiene e lo incoraggia, e anziché lamentarsi, ringrazia il cielo dei dolori che lo faranno progredire. Invece a colui che veda solo la vita fisica, il dolore sembrerà interminabile e gravirà su di lui con tutto il suo peso. Il risultato che si ottiene dall'interpretare la vita in modo spirituale è quello di diminuire l'importanza delle cose di questo mondo e di portare l'uomo a moderare i propri desideri, di accontentarsi della sua situazione senza invidiare quella degli altri, di attenuare i turbamenti morali conseguenti a rovesci o a disillusioni. Gliene deriverà una serenità e una rassegnazione utili alla salute tanto del corpo quanto dell'anima. Invece, con l'invidia, la gelosia e l'ambizione, egli si sottoporrebbe volontariamente a tortura e aggiungerebbe miserie e angosce alla sua breve esistenza. Cosa significa questo paragrafino, questa piccola perla? Ci dice che è una nostra scelta soffrire. Quando ci viene detto che siamo malati oppure dobbiamo affrontare un momento difficile, la nostra reazione è importante. C'è una frase bellissima dei Pirati dei Caraibi: il problema non è il problema è come tu ti poni davanti al problema. E questa frase è carina perché riassume in modo ironico quello che è la prova che ci viene sottoposta e come noi ci comportiamo a questo esame. Provate a immaginare che siamo in una scuola e abbiamo studiato e abbiamo un compito da svolgere, l'insegnante ci dà un compito e quel compito possiamo accoglierlo come: oddio, non ho studiato, non sono capace, non ce la faccio, lo faccio bocciare, non me ne frega niente, sono un fallito, non valgo niente. Oppure possiamo dire: ok, ho questo compito da fare, scrivo quello che so, magari ce la posso fare. Ecco che il nostro modo di comportarsi di fronte alle prove che ci vengono affidate nella vita servono a correggersi, a correggerci soprattutto il nostro rapporto con se stessi e con gli altri. Quindi tutto quello che ci capita non deve essere visto come una sfortuna o una disgrazia, ma è una scuola e una prova. Il nostro modo di vivere determinate situazioni può essere anche importante per gli altri. Una malattia stessa, la malattia, secondo di come noi la viviamo, può essere anche una prova per le altre persone. Quindi noi dobbiamo essere esempio per le altre persone. Se il cancro bussa alle nostre porte, il modo in cui viviamo, come viviamo questa malattia, non solo guariamo noi stessi, ma anche le persone che ci stanno vicino. Possiamo essere una lagna continua, un lamento continuo e distruggere chi ci sta accanto. Oppure non far pesare questa malattia e accettarla con amore, perché sappiamo che la vita continua e che questa è una prova, è una messa a punto del nostro motore che serve per farlo andare più forte. Le prove sono nostre, non sono degli altri, quindi non dobbiamo fare pesare sulla famiglia, sui figli, sui mariti, sulle mogli, le afflizioni del lavoro. Dobbiamo essere sempre solidali, lasciare un passo di gioia e di allegria. Perché tante famiglie si sfasciano? Perché spesso portiamo i problemi di lavoro a casa, convinti che la casa sia il refugio peccatorum, ci sfoghiamo con la moglie,
tralasciando, trasportando in lei le nostre debolezze, le nostre tristezze, le nostre disillusioni e viceversa. E questo crea un problema. Invece di creare nell'ambiente domestico un focolare gioioso per la crescita dei nostri figli, automaticamente i nostri figli cosa vedono? Due genitori che litigano costantemente. E noi che siamo l'esempio per i nostri figli diventiamo una fondamenta. Quindi il nostro figlio, quando crescerà, farà le stesse cose. Tornerà a casa, litigherà con la moglie o con il marito e sarà un continuum. Ecco perché dobbiamo imparare a risolvere i nostri problemi da noi stessi e far sì che di essere esempio di fortezza, di forza per chi ci sta accanto. E ora concludo l'ultima parte con l'istruzione degli spiriti. Vi faccio una piccola parentesi prima di leggere questa parte, perché saper soffrire. Ieri, come sapete tutti noi, io soffro di una malattia che si chiama, che è un cancro. Però quando rimani, spesso non ci si pensa. Però la cosa che mi ha colpito ieri, mi piace molto osservare la gente, perché osservando le persone puoi imparare tantissime cose. E se tu vai in una sala di attesa di una visita oncologica, dove tutti i malati oncologici, e vedi ogni persona e sai che ogni persona è uno spirito, è una storia a parte. E dall'ambulatorio del medico vedevi persone che uscivano, chi sospiravano, c'era chi piangeva, c'era chi sorrideva, c'era chi usciva solo, c'era chi usciva in compagnia. E questo ti fa riflettere, ti fa capire l'importanza del dono che abbiamo della nostra vita, di quanto sia importante e di come in quanto sia importante come la viviamo, per non pesare nelle nostre famiglie, nei nostri e nei cuori dei nostri cari. La paura, purtroppo, e l'ignoranza possono essere dei veri cancri. Quelli sono i veri cancri, la paura e l'ignoranza, che fanno sì, diventano padroni dei nostri sentimenti. Se prendono il sopravvento nella nostra vita, distruggono qualsiasi cosa che abbiamo attorno, facendo tabula rasa delle nostre amicizie, della nostra famiglia. E non dobbiamo permettere che la paura e l'ignoranza entrino nelle nostre vite. Dobbiamo essere fiduciosi, fiduciosi in quell'uomo con la barba dietro di me, ok? E fiduciosi soprattutto che la vita è eterna. Questo è un piccolo punto nell'eternità, è un piccolo spazio di tempo. E se abbiamo questa certezza, ecco che riusciremo ad affrontare le prove in maniera diversa. E questo che la cosa mi ha colpito ieri, no? Tanti gruppi che parlano di vita nell'aldilà ed entra il panico. Allora, che senso ha praticare l'aldilà? È come se io stesso cominciassi a disseminare il panico, andare in panico, ad avere paura. Sarebbe un controsenso a quello che predico e di che faccio. Sarebbe una incoerenza, si chiamerebbe. Vi lascio con l'istruzione degli spiriti, che spiega un po' la massima di Gesù, che è la parte più importante del libro. Capitolo 18. Istruzione degli spiriti, saper soffrire. Quando Gesù Cristo diceva «Beati gli afflitti perché è di loro il regno dei cieli», non alludeva a coloro che soffrono in generale, perché tutti quelli che si trovano su questa terra soffrono, che si trovino su un trono o nella paglia. Ma purtroppo pochi soffrono nel modo giusto, pochi comprendono che sono le prove ben sopportate, le sole che possano condurli al regno di Dio. La sfiducia è una colpa. Dio rifiuta le consolazioni quando si manca di coraggio. La preghiera è un sostegno per l'anima, ma non basta, deve poggiare su una fede viva nella bontà di Dio. È stato sovente detto che Dio non manda un pesante fardello su spalle deboli, ma che il fardello è proporzionale alle forze, come la ricompensa sarà proporzionale alla rassegnazione e al coraggio. La ricompensa sarà tanto più grande quanto più l'afflizione sarà stata dolorosa. Però questa ricompensa bisogna meritarla. Ed è per questo che la vita è piena di tribolazioni. Il soldato che non venga mandato al fronte non è contento, perché il ritiro nell'accampamento non gli concede di avanzare. Siate dunque come il soldato
e non auguratevi un riposo nel quale il vostro corpo si infiacchisca e la vostra anima si intorpidisca. Siate contenti quando Dio vi manda a combattere. Questo combattimento non è il fuoco del campo di battaglia, ma l'amarezza della vita, dove ci vuole a volte più coraggio che in una battaglia sanguinosa. Dove ci vuole a volte più coraggio che in una battaglia sanguinosa, perché chi può rimanere saldo di fronte al nemico potrebbe invece piegarsi sotto la stretta di una pena morale. L'uomo non riceve assolutamente ricompensa per questo coraggio, ma Dio gli riserva corone e una sorte gloriosa. Quando vi coglie un motivo di pena o di contrarietà, cercate di superarlo. Quando sarete giunti a dominare gli impulsi dell'insofferenza e della collera e della disperazione, dite a voi stessi con giusta soddisfazione: sono stato io il più forte. Beati gli afflitti può dunque essere inteso così: beati quelli che hanno l'opportunità di dimostrare la loro fede, la loro fermezza, la loro perseveranza e la loro sottomissione alla volontà di Dio, perché avranno centuplicata la gioia che è loro mancata sulla terra, e perché dopo la fatica verrà il riposo. 1863. Ecco che questa bellissima frase di questo spirito ci spiega che non è l'afflizione fisica, l'afflizione, che è quella che ci preoccupa, è la morale, è la perdita della fede, la perdita della fiducia in questo mondo, no? Tutti soffrono sul pianeta Terra. La Terra è un luogo difficile su cui vivere, ma è una grande scuola di impegno. Come noi affrontiamo la nostra povertà, la nostra ricchezza, il nostro benessere, il nostro malessere, come noi viviamo le situazioni quotidiane, come noi viviamo con le persone che ci stanno accanto, com'è il nostro rapporto con il nostro amico, con il nostro vicino, con il nostro amante. Ecco, lì esiste la vera prova. La vera afflizione esiste in questo, nel non dimostrare e non trasportare agli altri il nostro dolore, ma essere di esempio, di fede e di fiducia. Colui che studia lo spiritismo deve conoscere queste cose, ma non solo, è una legge un po' morale che vale un po' per tutti. Tanti si lamentano al giorno d'oggi, la lamentela fa parte della quotidianità della vita. E diamo poco spazio al ringraziamento. Nessuno dice grazie per la malattia che tu mi hai dato, grazie per la sfiga che mi hai dato, perché pensiamo sia un castigo divino, oppure pensiamo di non averla meritata, oppure ironicamente diciamo: che cosa ho fatto nella vita passata per meritarmi questo? Questa è la domanda già esatta. Allora ecco che dobbiamo accettare questo fardello, ma lo spirito che parla attraverso questo, che si chiama la Corder, questo spirito ci dice che Dio non ci dà pene o prove più grandi di quanto la nostra anima possa sopportare. Quindi, anche se ci sembra enorme il peso che stiamo portando in questo momento, in realtà è un peso giusto ed equo per la nostra, per il nostro miglioramento spirituale, ed è una prova giusta per il nostro peso, giusta per le nostre spalle. È una croce non più grande del peso che possiamo portare. Gesù è un esempio: con quella croce porta, anche se cade durante il suo patibolo, cade, ma porta una croce che lui stesso riesce a sopportare, forse più grande di quella che ha sulle spalle. E questo è un esempio per noi. Ma non dobbiamo viverla come in maniera che solo lui ha portato colpe lui. Anche noi quotidianamente portiamo questa croce, la portiamo, e spesso anche noi cadiamo, ma quella caduta fa sì che anche ci rialziamo, e che non abbiamo la capacità di guardarci nel passato e delle prove che abbiamo superato. Spesso ce ne dimentichiamo che momenti peggiori ne abbiamo già trascorsi. Quindi, se conosciamo qualcuno che è nell'afflizione, ecco, dobbiamo essere quei beati che andiamo a consolare quell'afflitto e dirgli: oi, guarda che anche tu sei uno di questi, perché stai affrontando una prova, e dobbiamo dare il coraggio. A volte chiediamo l'aiuto agli spiriti mentori, ai nostri mentori spirituali, di sopportare determinate prove, quando noi stessi dovremmo aiutare queste persone, perché sono a volte nello sconforto più assoluto, nella paura più assoluta, nell'ignoranza più assoluta. Quindi noi dobbiamo essere più forti. Spesso queste persone non chiedono aiuto,
perché hanno paura di umiliarsi. Ecco che lì dobbiamo essere esempio per queste persone ed aiutarle in silenzio. La carità si fa in silenzio, la bontà si fa in silenzio, il donare si fa in silenzio, senza ostentarlo. Quindi noi impariamo ad essere quei consolatori a quelle persone che non hanno il coraggio di aiutare o di dare. Quindi diventiamo quella parola di conforto per quelle persone, diventiamo quel fazzoletto per quelle persone che piangono, diventiamo quella spalla di appoggio per quelle persone che non hanno nessuno. Impariamo a diventare quell'orecchio amico per quelle persone che sono sole, diventiamo ad essere quella presa di mano per quelle persone che non hanno nessuna mano da cui stringere forte nel momento in cui il dolore si fa sentire. Impariamo ad essere tutte queste cose, impariamo ad essere parte di quell'afflizione dei nostri amici, dei nostri parenti, delle persone che conosciamo, mettendo da parte le paure, le angosce, gli odi, i rancori. La cosa che ci accomuna è il dolore e la sofferenza, perché è una cosa che attraversa tutte le nostre vite, del ricco e del povero, e di lì dobbiamo imparare ad essere i veri fratelli, i veri amici, i veri parenti, i veri spiriti. Ed è lì che riusciremo veramente ad imparare a cosa significa beati gli afflitti, perché saranno consolati, ma non solo nel regno dei cieli. Possiamo dare una parte di quella consolazione anche qui, se lo vogliamo. Grazie e buona dimanche a tutti, buon coronavirus a tutti. E spero che queste parole servano un po' a farvi sentire migliori nelle giornate a venire, e soprattutto che vi diano il giusto coraggio per chiamare la persona che non chiamate da tempo, o fare quello che vi sentite di fare. Ok, ciao a tutti, ciao Marisa, ciao Katia, ciao Carletta. E ciao a tutti, ciao Stefania, grazie, un piacere a tutti, un piacere anche, ciao Duccio, e un piacere alle persone che hanno ascoltato queste parole. Ciao ragazzi, guardate, pagina 75. Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì. Ciao, ciao Gina, grazie, ciao a tutti.